Una delegazione dell'Università per Stranieri di Perugia, guidata dal rettore Valerio De Cesaris, sta svolgendo in queste settimane una missione nel continente americano. Prima tappa del viaggio promozionale è stata la città argentina di Rosario, dove la rappresentanza dell'Ateneo ha incontrato i vertici dell'Istituto Universitario Italiano della città per presentare la Summer School per docenti di lingua italiana come lingua straniera, dedicata quest'anno all'italiano di fronte alla nuova realtà dell'insegnamento, e siglare alcuni accordi di collaborazione aventi per oggetto la diffusione della lingua e cultura italiana in tutta la regione di Rosario. Sin dal 2001, anno della sua costituzione, l'Istituto Universitario di Rosario ha individuato infatti nell'Università per Stranieri di Perugia uno dei suoi principali interlocutori, giungendo dopo qualche anno di collaborazione sperimentale a siglare nel 2006 un accordo scientifico-culturale che si è rafforzato negli anni, giungendo nel presente a costituire un consolidato e dinamico rapporto di collaborazione formativa. La Summer School, presentata dalla Stranieri a Rosario, si svolgerà in modalità mista nella seconda metà dell'anno, da novembre a dicembre 2022, a distanza in novembre e in presenza nel mese successivo, nel corso del quale i docenti dell'Ateneo perugino si recheranno a Rosario per svolgere il programma di insegnamento finalizzato all'aggiornamento delle competenze glottodidattiche dell'italiano come lingua seconda agli insegnanti della regione. Cornice programmatica di questa iniziativa, le giornate del Consorzio Universitario Italo-Argentino 2022, di cui l'Università per Stranieri di Perugia è membro.